Lo chiamavano Tombigno. Fra le baracche di lamiera e miseria della favela di Vitória di Spirito Santo in Brasile, dove nel 1974 era nato e cresciuto. Ma si chiamava Francisco Bexley do Carmo e gli piacevano le bambole e il rossetto scarlatto che insugava le labbra delle donne. Assai presto scoprì di essere nato nella prigione di un corpo che non gli apparteneva, Tombigno, e decise di usarlo, quel suo corpo sbagliato, per risarcire col denaro quello sgarro di natura. E fu in Italia, sui marciapiedi di Versilia, che Francisco Tombigno conobbe la violenza del sesso e la brutale schiavitù di chi viene sfruttato da chi gestisce il mercato dei corpi messi in vendita. Conosce anche un bel giovanotto, Tombigno, uno dei tanti signori che hanno la fidanzata, la moglie, l'amorosa, ma si appassionano ai transessuali quando si spegne il giorno. Si chiama Sandro Grazzi, il giovanotto, ha 30 anni e lavori svogliati e saltuari. Se ne innamora, Tombigno, e con lui che si mostra innamorato sogna la favola. Via dal marciapiede e una vita senza più umiliazioni e schiavitù. Va a vivere con Sandro, Tombigno, e poi si fa operare e cambia sesso e diventa Miranda Adriana, donna a tutti gli effetti. E poi, infine, se lo sposa quel giovanotto che la riempie di promesse e di speranze. Ma è una favola triste. La ributta sul mercato del sesso, Sandro, e il 26 febbraio 2008 una coltellata che a Miranda sfugge di mano durante una lite di delusione e di rabbia spezza il cuore di Sandro e i sogni smarriti di Miranda. Condannata nel 2008 dalla Corte di Assise di Lucca a 16 anni di reclusione per omicidio volontario, pena ridotta in appello a 12 anni, Miranda Adriana Pereira sconta la pena nel carcere di Verona. Miranda, lei ha un nome bello, musicale come le note di una bossa nova modulate sulle corde di un'arpa. Miranda Adriana Pereira. Sì, sì. Bello, ecco. Però il suo è un nome che ne ha cancellato un altro. Sì, sì. Francisco Bexley do Carmo, il nome con cui nel 1974 lei è nata a Spirito Santo Vittoria in Brasile. Sì, sì. È così? Miranda, in famiglia però la chiamavano Tombigno. Ecco, perché Tombigno? Mia mamma mi chiamava Tombigno perché un nome carino, non, perché era piccina, mi chiamava così da piccina. Tombigno. Senta Miranda, e di questo bambino, proprio di questo ragazzino proprio che chiamavano Tombigno, che vorrei parlare con lei? Insomma, anzitutto parliamo della sua famiglia, anzitutto. Lei ha fratelli, ha sorelle, Miranda? Un fratello. Senta, Miranda, ecco, ripercorrendo le tappe della sua vita, ecco, nella sua infanzia prevalgono i colori bui della miseria. Sì. Purtroppo. E con la sua famiglia lei viveva in una favela. Sì, diciamo una favela, sì, una favela, ma però mia mamma sempre ha lavorato, sempre ha cercato di dare un meglio a noi due. Senta, Miranda, più volte, ecco, parlando con lei, lei ha pronunciato il nome della sua mamma, mia madre, mia madre. Ecco, lei di suo padre non parla mai, come mai? Perché io sono stata cresciuta per la mia madre che faceva di tutto. Lei ha lasciato lui perché lui si picchiava lei. Senta, Miranda, ora torniamo a questo ragazzino, a questo Tombigno, ecco. A che età Tombigno si è reso conto di essere nato in un corpo, nella prigione di un corpo sbagliato? Da piccina. Ecco. Da piccina, non giocava, non faceva sporti maschili, preferiva essere, giocare con le bambole, questo mi ricordo bene, perché proprio era un mio carattere, non,
E se mi piaceva più stare con le ragazze che con maschi. Ma sul piano proprio delle pulsioni fisiche, a che età se n'è resa conto lei? Io mi sono resa conto perché penso 9-10 anni, sì, penso questo 9-10 anni mi sono Ha capito che lei era donna, si sentiva resa conto. Sì, donna, mi insomma, sentiva al che 100%. insomma, non dobbiamo avere, diciamo, disagi a affrontare il tema che è poi presente nella sua vita, il problema che è No, no, presente no, nella sua no, vita, cioè no. la transessualità, Eh insomma, sì. quindi No, non, mi auguro di essere quello che sono. certo, insomma, Sì, nessun problema, insomma, questo. anche perché la transessualità è una condizione, non è una perversione, No, insomma, no. quindi. Per esempio, i suoi compagni di scuola, i suoi amichetti, ecco, come si rapportavano a lei? Aveva delle persone che prendevano in giro, che ti chiamavano di gay, questo. È gay, però io non ho mai dato retta, non ho mai stato, manteneva, non rispondeva, sempre seguiva avanti. Quindi le creavano un po' di Sì, disagi, insomma. disagio, sì, disagio Insomma. anche la famiglia, che non accettavano, della famiglia di mio padre, sapeva per la bocca di mia mamma, però mia mamma è sempre stata accanto a me, come una vera madre che lei è stata. Senta, Miranda, a Tombigno è accaduto di innamorarsi? Non so cosa vuoi dire innamorarmi, però volere bene sì. Volere bene sì. Ecco, insomma, ecco questo volere bene, come lei lo definisce, era orientato nei confronti di un uomo o di una donna? Di un uomo, non di una donna. Quindi lei ha avuto una storia d'amore da ragazzino, insomma. A Sì, ho avuto. che età è iniziata questa storia? Penso su 10 anni, aveva 10 anni di età. Sì, 10 anni. E aveva una storia d'amore? Sì, aveva una Con? storia con Eric de Lima Marques, un brasiliano. Ecco, quanti anni aveva lui? Lui aveva sui 20, 19 anni, sì, quella età lì. Io ero piccina. E lei, mi scusi se glielo chiedo, lei ha avuto rapporti anche Sì, sessuali con sessuale, questa? sì. Quindi praticamente, diciamo, il suo percorso sul piano proprio dei rapporti sessuali è iniziato molto presto. Sì, perché ho voluto anch'io, no? Iniziato presto. Senta, Miranda, lei ha studiato, vero? Sì, Insomma, ha seguito un studiato. corso di studi, insomma. Sì, A in che età si è Brasile sì. fermata? Primo anno di secondo grado, finito. Dopo è uscita di fare un corso di infermaggio in chirurga. Era 8 mesi interrotta per Perché ha studio. interrotto? Perché pensava che lo studio non mi portava a quello sogno che io voleva essere. E qual era il suo sogno? Di essere libera, di essere una vera donna, quello che pensavo nella mia testa. Ecco, parlavamo appunto di studi e il fatto che lei appunto abbia smesso di studiare. Molti transessuali purtroppo che non hanno i mezzi, ecco, per attrezzarsi culturalmente e quindi di conseguenza ottenere un lavoro È duro. che possa portarli, diciamo, a livelli professionali adeguati, finiscono per affrontare la violenza del Passata. marciapiede. E sul marciapiede ci finisce anche Tombigno. Vuole spiegarci, Miranda, cosa la spinge a fare questa scelta, che è una scelta comunque ardua, una scelta difficile? Cosa l'ha spinta a questo? Mi ha spinta perché io sognavo un massimo, vedeva anche, conosceva delle persone in Brasile che venivano in Italia. Io cercavo di sapere, loro mi dicevano che venire in Italia, no, Quindi in Brasile mai ha avuto esperienza. mai mi è prostituita in Brasile. Comunque, Tombigno appunto sceglie il marciapiede e viene in Italia. Ecco, Sì, vengo in Italia. come mai viene in Italia, Tombigno? Vengo in Italia per delle persone. Insomma, quindi lei viene in Italia portata da una persona. Ecco, Sì, portata da una persona. come si chiamava questa persona? Sandinha, Brasil.
Shaoxing. Famosa. Famosa di che? Scusi. Conoscano tutte transessuali, conoscono lei e lei fa questi viaggi da Rio. Come Italia. Le chiamate voi? Ci avete un termine per chiamarle? Pappone. Pappone, ecco. Allora, questa pappona, come la chiama lei, che si chiama Sandigna, la porta in Italia. Sì, sì. Ecco, cosa le promette venendo in Italia? È una vita straordinaria, una vita unica, gioia, macchine, tutto di più un po', quando la persona viene illudita, quando viene... Lei che età aveva? Era... 16 anni aveva lei. Sì, era piccina. Minorenne, era... ecco. Però a 16 anni sei ancora un bambino, insomma. Come si può, a soli 16 anni, prendere una decisione così ardua, così grave? Non mettevo ostacolo io. Voleva proprio cambiare, voleva avere la mia indipendenza, voleva mi togliere il peso della mia mamma che mi sentiva un peso. Ma sua mamma l'ha lasciata andare poi, insomma, non gliel'ha impedito? No, mia mamma non è rimasta troppo male. Io ho detto che mia mamma che veniva in Italia a fare la parrucchiera. Ah. Questo che ha detto mia mamma. Quindi lei non ha detto tutta la vita? No, che faceva la prostituta. No. E quindi quando arriva in Italia, lei su quale marciapiede finisce? A Milerino. A Milerino Pisano. Mm-hmm, sì, sì. Miranda, con questa pappona, che lei definisce pappona, questa Sandigna, ecco, lei che tipo di rapporto ha? Anzitutto, lei ha contratto un debito con questa? Sì, sì. 32 milioni di lire. 32 milioni? Sì, sì. E come mai questa vagonata di soldi, scusi? Perché loro ti danno soldi per il passaporto, ti danno soldi per l'aereo, ti danno soldi per entrare nella frontera. E lei appunto contrae questo debito di, ha detto 32 milioni di lire. Che doveva restituirle, sì, sì. Ecco, insomma. E quindi lei finisce sul marciapiede. Sì, per me è stata dura. Io è stata andato il primo giorno sentivo troppo freddo, è stato bruttissimo. Il secondo giorno, quando mi hanno portato un'altra volta, dopo io volevo tornare in Brasile, loro dicevano sì. Dopo che ho iniziato a fare le mie valigie, io sono stata picchiata per quattro transessuali che erano, che Sandinha conosceva, che comandavano quella strada, quello luogo lì dove io sono stata. Quante ore al giorno lavorava lei? Io andavo dalle 9 fino alle 5 della mattina. Quanto guadagnava? Faceva su 1.200 lire, scusa. Questi soldi lei li teneva per sé? Insomma, cosa? No, questi soldi quando arrivava a casa doveva dare questa Tamara, che era chi mandava dopo la Sandinha. Ecco, quindi praticamente per sé non riusciva a tenere niente? No. Quello periodo no. Quindi in fondo lei era un po' schiava. Sì, quello periodo sì. Senta, signora Miranda, ecco, se me lo consente, prima di proseguire nel percorso della sua vicenda, io vorrei rivolgerle alcune domande che in genere si pongono le persone, diciamo, non informate sui fatti, ecco, usiamo un linguaggio di tipo giuridico, insomma. Ecco, queste domande molti se le sono poste anche molto recentemente, insomma, soprattutto in periodi nei quali le cronache si sono affollate di vicende clamorose legate a personaggi molto noti, sì. Personaggi, ecco, di vasta notorietà, appassionati di transessuali. Ecco. Una delle domande che si impone è questa. In Italia, e non solo in Versilia, ma in grandi città come Milano, come Roma, come tutte le città, i transessuali, specie brasiliani, hanno molti clienti, sono molto richiesti? Sì, sono tante richieste. Chi sono per lo più i clienti dei transessuali? Insomma, intendo, le dico, per esempio, a che ceto sociale appartengono? Cioè, ci sono tutti i tipi, ci sono avvocati, ci sono tante persone che hanno un grado ben elevato. Giovani, vecchi, sono di tutte le maniere. Come si può definire la sessualità degli uomini che si accompagnano con i transessuali?
Per me sono un porchi. come posso dire? Non lo so, sono... Allora le faccio una domanda più specifica. Sì. Insomma, ecco, un uomo che va con un transessuale è tendenzialmente è omosessuale? Vanno dietro, lo cazzo, è una bellezza di una donna, una trasgressione, perché vanno... vedono quella donna che somiglia a donna, somiglia un po' uomo, vanno dietro di quello, ma però sempre un cazzo hanno, una cosa che vanno anche dietro di quello, non è solo per la femminilità o per la bellezza, ci sono anche le brutte, le transbrutte che però lavorano il stesso, ma se avere un cazzo che loro slavorano. Perché cosa cerca in effetti? L'uomo che va col transessuale? Cercano un cielo, non cercano un'altra cosa. Così, per me sono... Senta, Miranda, ancora una cosa. Risulta, da circostanze che sono approdate recentemente così, alla ribalta della cronaca, che chi si accompagna con i transessuali, l'uomo che si accompagna con i transessuali in genere fa uso di cocaina, sì. Ma costringe anche il transessuale a farne uso? Chi tira, il transessuale che tira una cocaina guadagnano di più. Sì, sì. Io avevo dei clienti che mi dicevano che se io facessi la riga di cocaina, parlo della cocaina, mi davano 100 euro in più a cada riga, ma però come io facevo uso di... Preferiva no. Guadagnare 100 sì, euro sì, in meno. Meno. Senta Miranda, lei ha visto Pretty Woman? No. Ecco, Pretty Woman è un film che continua a fare sognare tutti. La invito a vederlo perché se le capita. È un film che racconta la storia di una prostituta che era interpretata da una bellissima attrice, che è interpretata da questa bellissima attrice che si chiama Julia Roberts, della quale si innamora un magnate, che era interpretato nel film da Richard Gere, e alla fine praticamente Richard Gere sposa questa donna, questa Pretty Woman, e vissero felici e contenti. Mm-hmm. Insomma, quindi questa è la storia di Pretty Woman e ogni tanto la storia è sempre il sogno. Ora purtroppo non sempre sul marciapiede si incontra Richard Gere, no. Non sempre si incontra un magnate, un riccone. Però lei sul marciapiede ha incontrato un uomo che poi sarà determinante nel corso della sua vita. Ecco, quest'uomo si chiama Sandro Grazzi. Sì, sì. Senta, Miranda, ce lo racconta il suo incontro con Sandro Grazzi? Dove è avvenuto? Come si è svolto? Sulla strada, ho conosciuto lui. Sulla strada, sulla via Travessania. Stava quasi per finire di lavorare e lui mi ha invitato per uscire. Io ho accettato. Comunque, lei era un transessuale maschio, sesso maschile, insomma, sì. Quindi quando Sandro l'aborda, lei era Francisco, insomma, era Tombino, tanto insomma, per intenderci. Ecco, ma che lei sapesse, era la prima volta che Sandro faceva sesso con un transessuale di sesso maschile? No. Lui ha avuto un relazionamento con un'altra transessuale. Però io sono stata con lui lo stesso. Ecco, diciamo, questo Sandro Grazzi all'epoca comunque aveva un'amorosa, aveva una fidanzata con la quale addirittura era fidanzato ufficialmente da 10 anni. Sì, sì. Allora, ci faccia capire, ecco, Miranda, ma da che parte stava Sandro? Insomma? Parlo sessualmente, praticamente. No. Piaceva a tutti e due... Tutte e due, entrambe parti. Insomma, aveva questa sorta di bisessualità. Sì, 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 sì. Insomma, lei di uomini nel suo lavoro ne incontrava tanti, no? Tantissimi. Ecco, che cosa le piace di questo Sandro? Cosa la attira particolarmente? Mi ha attirato perché pensava che lui, quello che dimostrava per me, era sincero. E il dispiacere che io era per la strada. Aveva questo dispiacere grandissimo, dicendo che mi toglieva della strada, dicendo che questo mi ha toccato tanti.
Però ovviamente questo Sandro Grazzi le piace, insomma. Mm-hmm. Ecco, era un bel ragazzo, com'era Sandro? Era bello, è biondo, alto, occhi azzurri. Sì. Ma lei di questo ragazzo si innamora, Miranda? Sì. Sì. E lui, sì. Sandro? Ecco, mostra anche lui di avere per lei un interesse, un sentimento, al di là della così. Penso di sì, quello che mi dimostrava, sì. Sognava di trovare una persona che mi facesse felice di quello mondo che stava vivendo, che io non ho mai vissuto, non ho mai vissuta. Che io venuta a prostituire, a vendere il mio corpo, e dopo io ho trovato questa persona. Per me sembrava di uscire di quella vita, di uscire di quel mondo. Quindi in Sandro Grazzi lei vedeva questa possibilità? Sì, vedeva questa, pensava in questa possibilità. Era una storia che iniziava. Comunque Miranda, scorrendo il percorso della sua esistenza, ecco, la sua vita appare contrassegnata da una serie di svolte. Sì, sì. Ecco, una prima svolta, a quanto risulta dagli atti, si verifica intorno al 2000, perché è intorno a quella data che lei va a vivere con Sandro Grazzi. Quando lei va a vivere con Sandro Grazzi, voi vi domiciliate a Castelnuovo, vero? Sì, sì. Che è un borgo della Garfagnana, sì, che è molto vicino poi a Castel Fiorentino. Sì, capito. Che è poi il paese dove abitava prima Sandro e dove abitavano poi i genitori, sì, sì, di Sandro. Ecco. Lì abitava la sua zia, l'appartamento era di Sandro. Lì. Comunque, Miranda, quella di andare a vivere insieme, lei e Sandro, è una scelta, è una scelta d'amore? Sì, è stata una scelta d'amore, veramente. Va detto che quella di Sandro, comunque, è una scelta coraggiosa. Miranda, perché affrontare a viso aperto l'opinione pubblica di un piccolo centro può essere difficile. Sì. Quindi, sì. Ma avete avuto dei problemi voi? Ecco, la gente del posto come si rapportava voi? No, non ho avuto dei problemi così con le persone del posto, no, ho avuto con la sua mamma. Ecco, parliamo appunto di come la prendono i familiari di Sandro. Io ho andato a conoscere i suoi familiari a Castel Fiorentino, dove abitavano i suoi. Andato a mangiare, non doveva dire, sapevano che era straniera, ma non era chi. Era un transessuale, anche se si potevano vedere. Per il mio impacchetto mi hanno accolto bene. Sapevano, ecco, ecco. Straniera, viveva con lui. Ma quando poi si rendono conto, cosa succede? Un gran casino. Ce lo vuole raccontare lei? Un gran casino. Cosa succede? Che loro vengono a casa vostra? Sì. Padre, la madre e poi chi altro? Lo zio. E lo zio. Perché a quel punto avevano saputo che lei era un transessuale. Ha saputo dopo che hanno preso passaporto, che ha detto, guarda è un maschio. Prima mi chiamavano di puttana perché avevano quella discussione e dopo quando hanno preso hanno detto che ero transessuale. La madre di Sandro mi teneva fuori, che mi minacciava con un coltello, e il suo padre e il suo zio che bloccavano Sandro. Io provavo a entrare nella casa per vedere se proteggeva, se aiutava mio marito, perché in quel momento sgridava, tanto io era nuda, o fossi in paese... Lei era nuda? Sì, sì. Come mai era nuda? Scusi. Perché stava dormendo. Ah, ecco. Il casino è successo in tutto quello, lì io neanche... Sapeva che loro tre stavano litigando, ma però non ho venuta fuori, dopo della confusione. Quindi? E quindi ho scappata. Quindi lei era nuda, quindi era chiaro, insomma era abbastanza chiaro, diciamo, tutto. Ho corso in paese, nella prima, seconda casa. Sì, seconda casa. Vabbè, insomma, cosa ho succede? Ho chiesto aiuto per aiutare, che chiamassero carabinieri per venire a aiutare mio marito. E dopo... Che ancora non era suo marito, ancora era No, ecco. Era convivente. Ecco.
dopo sono arrivato Carabinieri, è arrivato anche la fidanzata di Sandro con la sorella del mio marito, la sorella della mamma del mio marito, scusa. Hanno arrivato, avevo sia io che già picchiava Sandro, aveva la sua mamma che mi spingeva, dopo lei si è sentita male quando è venuta la Carabinieri, avevo venuto l'ambulanza, sono arrivata Carabinieri, lì tutto è stato fatto, quello che è il gran casino. Però non se lo sono portate via, non sono riusciti a portarsi via Sandro, ecco questo. No. Insomma, restate insieme e loro si devono rassegnare a questa... D'altronde, ormai era una vita di coppia quella sua e di Sandro, sì, ecco. Sì. Come funziona la vostra vita? È normale. Cioè... Io... In quel periodo io ero a casa, lui andava a lavoro, e no, non ero tranquilla. È un buon periodo? Sì, sì. Ma dura molto questo buon periodo? No. Perché? Non dura tanto. Cosa succede? Perché è dovuta tornare per la strada a lavorare. Sembra che Sandro però, insomma, avesse un po' disprezzo il lavoro, diciamo, perché i lavori li prendeva e li lasciava. Non piaceva lavorare. Quindi, in effetti... Lei che sperava di, diciamo, di trovare, di cambiare vita, una bella vita, non ho trovato nulla di questo. Però c'è anche dell'altro, purtroppo, perché in quel periodo Sandro, che indubbiamente oramai trovava agevole, comodo farsi mantenere, diciamolo, oltre a sfruttare lei, però diventa anche, vogliamo dire, un imprenditore di transessuali. Si affittava delle case transessuali. Abitava la casa transessuale, e questi trans che venivano dal Brasile erano sei, davano, sei. Sì, erano sei anche di più. E lui viene condannato, insomma, per sfruttamento, sì, per sfruttamento, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, sì, dal Tribunale di Lucca nel 2004. Sì. Miranda, ma malgrado lei, diciamo, in effetti fosse stata tradita nei suoi sogni, insomma, sostanzialmente, ecco, e fosse stata costretta a tornare sul marciapiede, lei continuava ad amare Sandro? Continuava a amare, tutto, sì. Quindi continuava a essere l'uomo che lei amava? Continuava, sì, amare veramente. Però, insomma, lei vi amavate, ecco, però, malgrado questo, diciamo, da varie testimonianze risulta che il vostro era un rapporto abbastanza turbolento, c'erano litigi abbastanza violenti fra di voi, però... Chi lui mi metteva la mano addosso, sì. Però, insomma, a quanto risulta, lei, insomma, non è che fosse da meno, addirittura le persone che hanno a verbale hanno parlato di voi dopo la tragedia, hanno raccontato che fra i due a dargli di più, a menarlo di più era lei. Sembra che lo picchiava come una cotoletta, insomma. Oh, Dio mio, no. Sì. Però risulta che intorno al 2003, Miranda, nella sua vita entra un altro uomo, entra un trentenne, sì, tale Michele, di cui non faremo il cognome per motivi di privacy. Ecco, chi era questa persona, Miranda, e che cosa rappresentava questo Michele per lei? Per me era un amante, per me non presentava niente, stava con lui per... come si dire, per un piccino aiuto, per le cose che mio marito non faceva, che aveva delle cose che lui faceva, che lavorava nella banda. Parliamo di questo Michele, che è una persona presente, che risulta abbastanza presente, anni. 5 addirittura nella sua vita. Sì, 4 anni e mezzo. Ecco, insomma. Anche se non amava, era una... Non è necessario amarli, gli amanti, sì. Insomma. Io è stata anche lui in soldi, che lui sempre aveva... faceva debito per aiutare, dopo veniva che doveva pagare questo, e con un dare del tempo che io già voleva anche bene a lui. Lei gli voleva bene, però, voglio dire... Lo usava in qualche modo, insomma. Come tutti gli uomini. Ah? Come quasi tutti. Ma Sandro era al corrente che questo Michele era un cliente privilegiato, era tipo amante, lo sapeva, sì, Sandro? Sì, lo sapeva. E a lui non dava fastidio, non lo disturbava affatto? No. Quindi il fatto, ecco, non temeva che lei potesse addirittura andarsene con questo Michele? Penso che lui no, pensava che amava troppo, che io amava troppo lui. Senta Miranda, all'interno comunque di questo sovrano disordine di vita,
Lei però aveva dentro di sé un obiettivo, che era sì. un obiettivo forte e preciso. Abbastanza. Qual era questo obiettivo? Completare la mia operazione e diventare donna. Quindi, diciamo, la spinta prevalente è stata quella di conquistare l'identità di genere nella quale lei si riconosceva. Sì, sì. Sperava. Sperava che sarebbe una vita meglio. Miranda, in che misura Sandro ha influito nella sua decisione di operarsi? Intendo dire, Sandro voleva, desiderava che lei cambiasse sesso? No. Perché? Perché penso che lui piaceva più sesso maschile che femminile. Per questo che ha lasciato anche la sua fidanzata, è stato con me, penso che era per questo. D'altronde non ci dobbiamo dimenticare che quando l'ha incontrata, sì, quando l'ha fermata quella sì. notte sulla strada, sì. lei era un transessuale di sesso maschile. Sì, sì, questo sì. Lei ha scelto di vivere con lei, ma... Un maschile. Che, insomma, aveva era Francisco, maschile, sì, insomma, sì. Era, quindi probabilmente aveva in lui c'era cioè, prevalente questo, insomma. Sì. Quindi probabilmente questo, insomma. Senta, Miranda, un altro punto. Risulta che il transessuale che da uomo operandosi diventa donna, quindi cambia identità di genere, perda clientela. Ecco, lei si è posto questo problema nel momento in cui ha scelto di operarsi? Non mi importava, perderei tutti loro. Ecco. Però per lei scelta. Era più importante la mia scelta, sì, la sì. scelta insomma di diventare donna. Sì. Insomma. Ecco, per cambiare sesso lei è andata a operarsi a Londra. E come peraltro è molto noto, l'intervento per il cambio di sesso è un intervento molto doloroso, sia sul piano fisico sia sul piano psicologico. Insomma, sì. un intervento di grande travaglio, diciamo. Ecco. Lei che ricordo ha portato con sé di quell'intervento? Io pensavo che sarebbe un inizio della mia vita. Senta, Miranda, quando dopo l'intervento lei si è guardata allo specchio, e lo dico anche in senso metaforico, non soltanto in senso così estetico, fisico, ecco, lei si è riconosciuta in quella nuova identità che a tutti i costi lei aveva voluto raggiungere? Io era pronta. Era pronta, lei? Sì, sì, era pronta. Io aveva tutto... dentro di me cambiata quella parte che non mai mi accettava, quella parte, però mi sono realizzata. Quindi lei si è ritrovata in quella bella donna che ha voluto si chiamasse Adriana. Miranda Adriana Pereira. Mm-hmm. Torniamo al suo rapporto con Sandro, Miranda. Lei, come diceva, lui non l'ha agevolata in nessun modo, non l'ha sostenuta in questa fase così abbastanza impegnativa della sua vita, ecco. Però dopo l'intervento Sandro ha rivoluto fortemente che lei tornasse con lui, insomma. Sì, sì. Ecco. Mi sembra che le abbia anche fatto delle promesse, no? Perché lei era tornata in Brasile, no? Mm-hmm. Che le abbia fatto delle promesse, che promesse le faceva per farla tornare da lui? Che andava a lavorare, che andava a si occupare di tutto lui, che andava a fare tutto, delle promesse che non è stata mai mantenuta. Beh, comunque parliamo di quelle che le ha fatte, poi vediamo come sono andati fatti. Che voleva si sposare, che voleva creare una famiglia, delle promesse che per me erano tanto, per lui non lo so. Beh, però insomma indubbiamente lui ha fatto una scelta di vita con lei, perché nel 2005 lei e Sandro vi sposate, sì, la signorina sì. Miranda Adriana Pereira sposa il signor Sandro Grazzi. Sì, sì. Miranda, ce lo racconta lei il suo matrimonio, la festa, come si è svolto, dove si è svolto, ci racconta. È sposata in Castello Fiorentino, lì con suo genitore, con suoi familiari, amici miei, non ho potuto chiamare, la mia mamma non ha potuto venire. Però hanno accettato, sono venuti al matrimonio loro, i genitori di Sandro, no? Sì, il genitore di Sandro è stato nella comune, è stato testimonianza del nostro matrimonio, padre e la madre. Si ricorda lei com'era vestita?
Sì, vestita con un vestito beige che aveva comprato nel negozio Laura Esposa, in Castello, in Massa Rosa. Aveva scelto io il vestito, aveva scelto tutto io. Le cose che sognata, realizzata. Quindi era felice? Sì, sì. Ecco, lei, ma come se l'immaginava lei la sua vita da signora sposata? Ecco, a casa, a cucinare i polpetti, a casa, cucinare, mangiare che lo so fare io, brasiliano, quello che lui piace anche a lui, la pasta, le cose che piacciono anche a lui. Pensava di fare la vita della casalinga. Della mogliettina? Sì, sì. Della casalinga. E ancora una cosa, Miranda, lei ha voluto appunto disperatamente, fortemente essere donna, ma ha mai desiderato essere anche madre, intendo adottare un bambino? Questo non, questo punto non vuole parlare. No. Non ne vuole parlare o non l'ha mai desiderato? Ho desiderato, non voglio parlare. Senta, Miranda, ancora una cosa che merita una riflessione. Insomma, quando lei ha incontrato Sandro, come ci siamo detti ampiamente, lei era Francisco, sì, poi sì. Diventa Miranda, che operandosi lei anatomicamente cambia, sì, sì, da uomo è diventata donna. Sì. Ecco. Ma cambia qualcosa nei suoi rapporti con Sandro? Intendo anche sul piano fisico, se me lo passa. Si cambia. Io uso la parte vaginale, che era la vagina. Mi prenettava davanti, era una cosa diversa di quello che era prima. Una cosa... È questo sul piano proprio del rapporto sessuale, ma intendo se cambia qualcosa, ecco, se Sandro mostra nei suoi confronti la stessa, così, lo stesso entusiasmo che, sul piano sessuale, che, cioè se, la, se mostrava di desiderarla nello stesso modo rispetto a prima. All'inizio sì, dopo no. All'inizio sì, ma dopo no. Dopo ho visto un gran cambiamento. Beh, forse perché, come dice lei, forse lui aveva più una predilezione. Più della parte piaceva più, penso, un sesso maschile in quella parte. Sì, penso che sì. Passiamo ora alla parte concreta della sua vita con Sandro, della vostra vita di coppia ormai sposata. Sì. Ecco. Quando vi siete sposati Sandro lavorava. Sì, sì. E come funziona poi? Funziona che dopo di tre, due mesi ha lasciato anche quel lavoro. Perché? Diceva sempre che era stanco, che era... fatigoso quel lavoro, aveva mille una cosa da dire di quel lavoro. Quindi, insomma, lasciava. Ancora una volta lascia il lavoro. Quindi, in conclusione, lei, Miranda, deve mettere i sogni e le promesse nel cassetto e deve ricominciare a prostituirsi. Sì, sì. Così. Mi scusi Miranda, ma a quel punto lei non ha pensato di mollarlo Sandro, insomma, è vero che era sposata da poco, no? No, non ho pensato a questo in nessun momento, anche se lui mi dava mille un motivo per me lasciarlo, ma però se mettere per la strada, a iniziare a lavorare, è stato un po' anche mentalmente è stato brutto in quella parte. Però io sempre con la testa, con il cuore, sempre affrontata, però è stato pesante, non nascondo, è stato pesante. Lei dice, però non pensava mai di lasciarlo, questo vuol no, dire lei, insomma. Io amavo. Insomma, lei dove riceveva i clienti a quel punto? In casa, anche nella mia casa proprio, era, riceveva anche i clienti lì. Ecco, ma mentre lei riceveva i clienti in casa, ecco, suo marito dov'era? Era nella nostra stanza. Quindi, e questo non gli creava nessun disagio, nessun problema?
Ma per me sì, ma però per lui no. Per lui no. Per lui anche quando usciva dalla stanza, che non lasciava soldi in quella stanza, io perché aveva paura dei clienti rubare. Cioè, ci faccia capire, lei parlava di rubare, cioè che cosa intende dire? Cioè lui temeva cosa? Che lei tenesse per sé i soldi che guadagnava, sì, sì. Questo vuol dire lei? Sì. E lui prendeva i soldi? Sì, sì. Manteneva mio marito con un vestito, con mangiare, con tutto chi. Mandava a casa, ho costruito a casa di mia mamma in un posto dove possiamo dire che adesso siamo bene. Come dire, ho tolta della favela per andare a abitare in un posto meglio. Nella mia vita non finiva mai di finire quel lavoro, di finire, di dire che smetto. Questo non succedeva, non è successo. Senta, Miranda, fra i clienti che frequentavano la sua casa, casa sua e di suo marito, logicamente, c'era anche Michele, vero? Sì, aveva anche Michele quel periodo, sì. Senta, ma lei gli aveva detto a Michele che era sposato con Sandra? No, questo no. Come mai? Perché non gliel'ha detto? Perché Michele voleva si sposare. Michele voleva si sposare e io diceva che non era ancora tempo. Questo diceva Michele. Quindi lui voleva sposarla anche sì, lui? Sì, sì, anche lui. Che lui l'ha saputo poi che lei era sposata con Sandro dopo la fatto, tragedia, sì, insomma, sì. Il commissariato, insomma. Sì, sì. Miranda, le faccio una domanda forse indiscreta, ma lei è in grado di reggerla. Noi, come sappiamo, con l'intervento lei, lo ripetiamo, era diventata donna, ecco. Ma cambiando sesso, era cambiata anche la sua clientela? Sì, ha cambiato. Ci spiega? Quelle clienti che erano prima venivano a cercare cazzo, e quello, un altro cliente, parlo così con brutta parola, dica però, come. Quello un altro veniva nella trasgressione perché lavorava anche di sadomaso io, in quella parte lì, e ha cambiato sì, la clientela, e sono quelle che hanno rimasti, sì, un po' si è cambiato. Non tutto, sì, sì. Ecco, ma quelli, gli uomini che vengono, che fanno sesso con una transessuale, con un transessuale che operandosi diventa donna, perché non vanno direttamente con una donna allora? Non lo so. Ma lei diceva che faceva anche un po' di sesso sadomaso, no? Forse. Sì, sì, io lavorava anche. Avevo imparato in Svizzera con la mia amica. Quindi. Ci racconta che faceva? Si vestiva tutto in pelle, con un stivale, quello con la frusta, frustavano uomini che venivano con quello che volevano il sadomaso. Era le frusta, come si dice, l'elettricità che si davano capezzolo, le pisse che avevano capezzolo. Ci sono tante cosettine diverse. Quindi, comunque, abbiamo detto che con Sandro le cose erano un po' cambiate sul piano sessuale, ecco, ma Sandro, al di là di vivere comodamente, diciamo, mantenuto da lei, guardando la TV mentre lei si prostituiva per mantenere entrambe, ecco, com'era come compagno? Lei era fedele almeno? No, questo no. Aveva anche deciso perché allo stesso momento era anche gelosa. Comunque, lei era gelosa ed è proprio a causa di un tradimento di Sandro che esplode la tragedia. Ecco, sì. Cerchiamo di ricostruire insieme come si sono svolti infatti, Miranda. E cominciamo col dire che tutto parte da un bollente sabato sera in discoteca. Sì. Ecco, ci racconta lei cosa succede quella sera in quella discoteca? Quella sera lì mio marito aveva fatto, stava più fatto che mai, quella sera lì.
io aveva noi e io e la mia cugina volevamo andare a ballare e andiamo a foro orario di Viareggio e lì non lo so, mi sentita male io con la bevanda di così, aveva anche preso una pasticca di estrasi, quello. L'aveva presa lei o gliel'aveva messa Sandro? Aveva messo mio marito. Ecco, no, perché quello che risulta dagli atti è che Sandro le avesse messo questa pasticca. Sì, era un martini no, con ghiaccio. E di lì, in quanto era la discoteca, mi è iniziato a battere il cuore a mille. E mi mancava la... faceva di voglia di svenire e di vomitare. Io ho chiesto Sandro per andare a casa, lasciando la mia cugina si divertire, perché non voleva rovinare la sua serata, mi sentiva proprio male. Arrivata a casa, andata a letto, a mi riposare un attimo perché non stava proprio bene. E lì, in quanto io pensavo che mio marito era a casa, mio marito aveva tornato nella discoteca. Lei ha dormito tutta la notte? Sì, dormita. Mattina all'8, l'8 alle 9, super lì. Mattina. Che succede? Arrivata con la mia cugina e sgridando, che la mia cugina sgridava con lui. Io ho chiesto, ma cosa c'hanno? La mia cugina ha iniziato a sgridare, ma questo poco ti ha tradita, ha baciato un trans. Ha detto che ha baciato questo trans. E lì ho iniziato la litiga con mio marito. E lì ho chiesto a lui per se ne andare via di casa, che io non volevo più stare con lui. E lui se n'è andato, dopo mi ha chiamato, e dicendo che veniva a casa a prendere i soldi. Io avevo questo bancomat, perché lui non voleva tornare a casa dei suoi. Io ho nascosto i soldi che aveva, era mio, aveva nascosto sotto la biancheria. E stava tagliando lei questa carta di credito, diciamo carta di credito perché è un bancomat, ma anche carta di credito, sì. Stava tagliando e mio marito mi è arrivato per la mia schiena. Ma stava tagliando perché questa carta di credito? Per lui non usarla. Per lui non usarla. Perché lei quando lei gli ha detto di andare via, che cosa gli ha detto? Vai a farti mantenere? Do trans. Ha detto che non era obbligata più a mantenere, a stare con lui, non per me già era la fine di tutto. Non era che ho smesso di amare lui, perché questo non è mai stata, non... No, sempre ho voluto bene, però non per me già era arrivata troppo, era per me già troppo. Per il tradimento che lei... Sì, anche stato per quello e anche tante le altre cose. Io non volevo avere una vita più tranquilla, voleva smettere di mi prostituire perché non ce la faceva più. Sì, ma c'è stata una colluttazione. Che è successo? Come è scappata questa coltellata? Ci faccia capire. Lui mi ha girato, mi ha iniziato a mi picchiare perché io stavo tagliando la carta di credito. Lui mi ha girato. Conforme mi ha girato, io ero con coltello qua perché sono con questa mano che ha entrato nel suo petto. Quindi... Io non neanche vista che ho ferito mio marito, sapeva che aveva posato il coltello, ma però non pensava che quello coltello aveva entrato nel corpo di sangue. Quindi lui che reazione ha avuto? Urlava, cioè cosa? No, mi sgridava di puttana, che tu mi hai ferito, neanche mi ricordo bene. Se ne andava via con le sue gambe. Ma gli usciva sangue? Cosa succedeva? No, non uscita sangue. Io ho visto appena una goccia, non ho visto questa... Non aveva neanche immaginato, sfiorato un momento che io ho voluto ammazzare mio marito, una cosa del genere, perché anzitutto io amava lui. Ma lui uscito dalla casa mia gridando con le parole, lui mi insultava, io che diceva vai via,
vai a cercare quella persona che tu è stata, diceva, e lui se n'è andato via con le sue gambe, acceso la macchina, fatto dietro Masha, io vista perché era lì. Ad oggi la signora Pereira sta scontando una condanna definitiva per 12 anni di carcere, condanna che nasce dalla sentenza di corte d'appello, della Corte d'Appello di Firenze, che ha parzialmente rivisto la condanna di primo grado. La Corte d'Appello di Firenze ha infatti riconosciuto al gesto della signora Pereira la preterintenzionalità, al contrario di quanto invece era stato riconosciuto in sede di primo grado. Quindi da una condanna di 16 anni di primo grado siamo passati ad una condanna, seppur sempre severa, ma una condanna ridotta a 12 anni. La Corte d'Appello in effetti ha riconosciuto la linea difensiva che affermava la non volontarietà del gesto della signora Pereira, già che proprio dalla testimonianza e dal referto dell'autopsia fatta sul corpo del povero Grazzi era emerso evidente che la signora Pereira non aveva voluto colpire per uccidere il signor Grazzi, ma l'aveva voluto colpire sia al fine di allontanarlo da sé che, almeno questo secondo quanto poi confermato dalla sentenza di secondo grado, per ferirlo in modo che non la molestasse più. La condanna della Corte di Assise di Appello di Firenze è stata una condanna sicuramente troppo elevata, partita dal massimo edittale, una condanna che non ha tenuto conto dell'ambiente reale in cui si è svolta la vicenda, in cui si è ancorata la vicenda, in cui è nata, e soprattutto non ha tenuto conto, o meglio ha sottovalutato, il rapporto che c'era fra Miranda e il marito, quindi propendendo invece quasi per un'inversione del ruolo fra Miranda e il marito, quindi facendo apparire, come si legge in sentenza, Miranda un po' come l'uomo della situazione, quindi non la vittima, viceversa il marito come l'elemento fragile, debole della situazione, quindi quello da, tra virgolette, tutelare, proteggere. Miranda, se lo consente, ora però parliamo di Sandro. E c'è da dire che neanche Sandro indubbiamente si era reso conto di quanto lesivo fosse stato quel colpo di coltello, insomma. Ma la sfortuna ha voluto che quel colpo arrivasse al cuore. Comunque Sandro era chiaramente diretto al pronto soccorso, insomma, perché lui percorre meno di un chilometro, poi si rende indubbiamente conto di non farcela, insomma, perché blocca la macchina, accosta il marciapiede, scende barcollando dall'auto e stramazza al suolo. E sono due operai di un cementificio che era nelle vicinanze che raccolgono nell'ultimo respiro le ultime parole di Sandro. Dice: portatemi via, sto male. Il fatto che lei sia rimasta a casa e che non abbia accompagnato Sandro, soprattutto che non l'abbia seguito, e invece praticamente lei sa che cosa hanno sospettato gli inquirenti, se lo ricorda lei, Miranda? Cioè che lei si fosse trattenuta a casa per cancellare le prove dell'accoltellamento e per nascondere il coltello. Ma non nascosta niente, perché non aveva né una goccia di sangue a casa mia, non aveva nulla, non scorso sangue. E il coltello? Il coltello è lasciato dentro la lavandina. Comunque, Miranda, i sospetti su di lei si sono concentrati un po' per il fatto che lei non lo abbia accompagnato, non sia andato, perché poi lei ha raccontato poi una vagonata di bugie, cioè lei ha giustificato, no? Io le dico quello che ho letto a verbale, poi sì, lei sì, mi dice, non è così. Lei, diciamo così, ha raccontato alla polizia che aveva visto che Sandro si era ferito, ma che si era ferito mentre aggiustava il cancello del canile, se lo ricorda? Sì, questo fatto è che si era affacciata per capire, per vedere che cosa era successo, aveva visto che Sandro era già in macchina, che urlava, insomma così, quindi lei ha detto questa bugia. Sì. Ecco, questo fatto, diciamo, aggiunto al fatto che lei non avesse seguito Sandro al pronto soccorso, ha sollevato i sospetti più concreti su di lei e ha lasciato pensare che lei avesse colpito volontariamente Sandro. Lei praticamente viene interrogata alle 2 del mattino, lei esce dal... No, alle 6. Quindi lei telefona a sua madre. All'1 e poco. Ecco, lei
immaginava di essere intercettata? Sapeva. Che era intercettata? Sì, sì. Non avrebbe parlato. Tutto il telefono mio era sotto controllo. Sì, ma lei, sapendo di essere intercettata, dice a sua madre, perché lei cosa ha detto? Ho ferito, Sandra. Ferito, questo Sandra. C'è nella telefonata. Quindi, e mamma... Mia mamma chiedeva come ha ferito lui, come ha ferito lui. Io ho detto nella telefonata, mamma, non lo so neanche io, come è successo questo. Sua mamma cosa le ha consigliato, Miranda? Mia mamma diceva di raccontare tutta la verità, ma è che la verità è meglio che loro lo sanno che quello che è successo non è stata io, perché proprio non è stata io, per me è stato un sollievo quando quello pubblico ministero mi ha detto Pereira si è accusata di omicidio, ma però non è stata così che è successo, fatto veramente, perché lo so io cosa è successo, lo so io a dire quello che è successo veramente, perché io ho amato mio marito, continuo amando ancora e amerò per sempre, anche se lui è successo tutto quello che è accaduto. E sto pagando per quello che io penso, sono consapevole di quella cosa che è successo. Ma è sempre amerò Sandro e continuo amando di tutto quello che è successo, di tutto quello che è passato. Continuo amando ancora mio marito. Come si dice nostalgia della propria terra in Brasile? Saudade. Senta Miranda, ma lei ha nostalgia del Brasile, della sua terra? Sì, mi manca mia famiglia, mi manca il mio paese, sì. Ecco, quando si saranno definitivamente chiuse le porte del carcere alle sue spalle, quando i cancelli saranno chiusi, ecco, lei farà ritorno in Brasile? Sì, sì, questo sì. Spero che sì, farò il ritorno, senza dubbio. Quindi nel suo futuro c'è il Brasile? Non lo so dove sarà il mio futuro, se è qua in Italia o se in Brasile, questo non lo so ancora. Quindi c'è anche un'ipotesi che lei resti nel nostro paese? Insomma. Sì, sì, c'è un'ipotesi, sì. Quindi malgrado insomma, quello che insomma, le è accaduto, lei ama questa nostra terra? Devo ringraziare l'Italia per tante cose, non posso parlare male d'Italia, la ringrazio Italia per tutto quello che ce l'ha fatta, avere non posso brontolare d'Italia nulla, no no. Ma al di là di dove poi il suo futuro avrà sede, cosa vuole lei dal suo futuro per sé? Avere una famiglia. Avere un marito che mi ama, avere amore, affetto, carino e essere orgogliosa di avere la famiglia che ho, quello. Spero di amare, spero di amare e essere amata, solo questo.